Pronto? Marchino, vieni a cena da me stasera? Allora, poster di Joy Division, vinile, vai, ci siete all'otto. Ciao, ciao, ciao. Era un mio amico, è proprietario praticamente col padre di uno dei negozi di dischi più vecchi di Firenze, che dovrebbe venire stasera a barattare dei vinili. Baratto oggi può consentire diciamo a chiunque di potersi permettere magari di venire qui e con 20 euro portare fuori la moglie, portare fuori la fidanzata, fare un regalo o permettersi di mangiare in maniera dignitosa, insomma, dei buoni piatti o magari la bistecca, a Firenze la bistecca vale come l'olio. Oh, Marchino! Portarti sì, stasera che vogliamo mangiare la bistecca. Tanto ti ho portato un vinile Italian Wave. Poi ti ho portato un CD di Mike Patton, questo lo devi mettere subito. E insieme ti ho portato questa chicca per collezionisti. Perché dentro c'è il vinile Joy Division. Allora, senti un po', che cosa ti sei? Con il babbo? Babbo è un mio amico. Quanti pasti del maiala? Fa penso, lo sai. Due primi e dolci. Non so Tu mi paghi il secondo. va bene, via. Quindi il secondo è un chilo e mezzo di bistecca. Affare fatto. Vai. Ora ti porto i piattini, Allora, la carbonara 2 minuti. E questo è il maiala pecorino. Ora ti porto i piattini e buon appetito. Essendo un ristorante, noi accettiamo volentieri vino, olio, verdure, piccoli oggetti di arredamento, di modernariato. Oppure c'è quello che fa il fotografo, viene, ti fa un book fotografico per il ristorante e poi ti farà il calendario. Bene o male scambiamo tutto, abbiamo avuto un sarto accanto, ci ha fatto i buoni per delle camicie. Il baratto, penso, il più bello sono tutti questi dipinti, questi soggetti a maialino che li ha fatti una nostra amica pittrice ed in cambio noi gli abbiamo dato la possibilità di esporre le sue opere per 2 mesi e in più il rinfresco per l'inaugurazione della mostra. Poi qua dietro, se vuoi vedere, abbiamo una bici portafiori in ferro battuto, anche quello è un baratto. Ultimo baratto, penso, degno di nota, questa portavini, ha detto d'epoca. Questo in cambio hanno avuto 2,5 kg di bistecca, 6 antipasti, 2 bottiglie di vino, caffè e dolce. 2 bottiglie di vino, una buona. Può sembrare cirimetta, però di sicuro ho guadagnato un cliente e un amico. E magari ho anche da vendere una bottiglia di buon vino. O me la bevo io. A Murlupo, vicino Roma. Questo è il mercatino del baratto. Abbiamo cominciato 3 anni fa da soli, 4 eravamo. Avevamo cominciato a scambiarci le cose. L'emblema fu una sella da cavallo. Nessuno di noi aveva il cavallo, che era stata ereditata da qualche parente. Questa sella, chi l'aveva, che aveva anche un grosso valore economico perché era molto bella, molto lavorata, voleva un giradischi. E non riusciva assolutamente a trovare un giradischi, allora la scambiò con una persona che gli ha dato in cambio una canoa. Questo della canoa la scambiò a sua volta con un'altra persona finché alla fine riuscì a trovare chi aveva giradischi, che aveva a sua volta un interesse per l'ultimo oggetto che a quel punto non mi ricordo qual era, che era stato proposto come scambio. Come è nuova, funziona? Guarda, gli occhialetti da piscina che mi servivano per lui, li Hai dovevo visto che belli comprare. questi? Ma questi li vendi o li baratti? Ma li baratto? Guarda, io ho portato un aspirapolvere, non so se ti può servire, che la voglio barattare perché ne ho due e quindi un doppione, non mi Ah sì, serve. certo, Guarda, io ho questo fammi aspirapolvere, è abbastanza nuova, l'ho usata un po', però avendone due io non so che vedere. Qualcuno servirà senz'altro? Grazie. Beh, prendi anche qualche altra cosa, insomma. Ah, c'è questo ciotolino che mi potrebbe servire. Tu, Pietro, hai visto qualche altra cosa che ti potrebbe piacere? Quella, che cos'è? Allora, prenditi anche queste cose, dai. Una bussola? Ma questa è bellissima, se ti serve.
Perfetto, come siete cose? Va bene. No, sì. Il cagnolino. Ah, aveva visto anche il cagnolino, non so che cos'è, una busta. Questa è la busta per mettere tutto dentro? Facciamo? Prendiamo. Dai, guarda, ben quattro cose dentro, abbiamo preso con una cosa quattro. Il senso di barattare è di dare alle persone cose di cui hanno necessità, non cose che hanno per forza il medesimo valore. Per cui noi abbiamo avuto un bellissimo aspirapolvere con valore economico sicuramente molto superiore a quelli gli oggetti che la signora qui ha preso, però alla signora non servivano e a me non servivano gli oggetti qui esposti, per cui ho preso l'aspirapolvere che a me serve o servirà sicuramente a qualcun altro in cambio di oggetti che servivano alla signora, per cui abbiamo fatto un ottimo baratto. Siamo in crisi, ma non è che dobbiamo per forza soffrire, cioè è bello avere delle cose belle, per cui ci sono, come vedete, anche oggetti molto belli. Chi ha delle eccedenze anche di frutta, per esempio, in questo momento io ho le pesche, tu te le prendi, le metto in conto, per esempio quest'anno non ho comprato l'olio perché una mia amica che ha le olive ha dato l'olio a tutti quanti noi in conto di quello che poi gli arriverà, per cui noi gli daremo, per esempio, quando sarà il momento, le nostre eccedenze di frutta, di verdura che avremo coltivato. L'economia capitalista in Bolivia è più o meno il 20% della totalità economica. L'80% è economia di scambio. Il baratto si fa perché non si mangiano soltanto patate. Servono anche altri tipi di alimenti per diversificare l'alimentazione. Quindi di solito si porta generalmente quello che non si produce in un luogo e si va barattandolo, cioè scambiandolo. Io do a te questa quantità di patate, tu mi dai quest'altro di riso, di zucchero, di sale. O con le patate secche, e ne do questa quantità. Tu quanto mi dai di pasta, di zucchero, di sale, eccetera? Se non si produce per il mercato, per accumulare, si produce per vivere. Questo viene considerato pura sopravvivenza, come dire, una sorta di livello minimo. Ma questo non ha a che vedere con la loro visione dell'economia. Qui l'economia è basata sul dogma dello scambio, del riciclo. Cioè qui si accumula in natura, non in banca, in denaro. Questa è la differenza.